chiamo Carlo Guardascione, sono specialista in medicina dello sport, lavoro nel ciclismo professionistico dal lontano 1989 e sono attualmente responsabile sanitario dello staff medico del team Bike Exchange Jaico. Dunque, oggi è una delle prime cronometro della stagione ed è una vera cronometro, come dovrebbero quasi sempre essere, vale a dire percorso pianeggiante, pochissime curve, per cui non una grandissima distanza, almeno oggi sono solo 14 km, però quindi in gare come questa è l'esaltazione della tecnologia legata appunto alle bici e anche la massimizzazione di quella che è la terapia nutrizionale di supporto per uno sforzo molto breve ma intensissimo. Già dalla cena di ieri sera si è avuto una piccola variazione, nel senso di un maggiore introito, un maggiore intake, come dicono quelli bravi, di carboidrati a lento rilascio, e è iniziata anche una supplementazione che poi prosegue nella mattinata con prodotti ad esempio come l'arginina chetoglutarato, che viene utilizzata proprio specificatamente per questo tipo di prove. Nelle fasi precedenti la gara, con un timing ben preciso che parte dalle 6 ore prima, si comincia a dare agli atleti delle sostanze tampone, delle sostanze alcalinizzanti, tipico, tutti lo conoscono, non è un segreto, è il bicarbonato di sodio che viene tarato in base ai chili dell'atleta, con un timing ben preciso che parte da 6 ore prima, poi arriva a 3 ore fino all'ultima ora. Nell'avvicinamento poi al momento della partenza, nella fase di warm up, i corridori assumono anche dei gel specifici ad alta carica di energetica. Una piccola chicca che forse non tutti sanno è anche l'assunzione nei 10 minuti precedenti la partenza di una bevanda altamente zuccherina, che non va però deglutita ma serve soltanto per fare il mouth rinse, vale a dire sciacquare la bocca e poi sputarla. Questo perché dà un ultimo input di energia proprio che serve per il momento, per i primi 2-3 minuti della gara.